fine pena mai. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha emesso la sentenza definitiva riguardante Fausta Bonino, ex infermiera dell'ospedale di Piombino, Livorno. Questa donna, soprannominata l'infermiera killer, è stata condannata all'ergastolo per la morte dei suoi pazienti, a cui ha somministrato dosi eccessive di eparina, un farmaco anticoagulante. Le morti sospette riguardano 4 pazienti, tutte avvenute nel 2015 nel reparto di rianimazione. La vicenda giudiziaria di questo caso è estremamente complessa. Inizialmente le indagini hanno coinvolto le morti di 14 pazienti, compresi tra i 61 e gli 88 anni, causate da emorragie improvvise. Alcune salme sono state riesumate per accertarne le cause, che sono state attribuite all'uso improprio di eparina. Gli operatori sanitari, compresi medici e infermieri, sono ben consapevoli degli effetti di questo anticoagulante, utilizzato principalmente per i pazienti sottoposti a ricoveri prolungati. Le indagini hanno rapidamente focalizzato l'attenzione sull'infermiera, che è stata arrestata dai carabinieri il 31 marzo 2016 e successivamente processata. Sin dall'inizio si è dichiarata innocente, sostenendo di essere vittima di un errore giudiziario. I suoi 2 figli, uno dei quali è medico a Firenze, e suo marito Renato Di Biagio, l'hanno sostenuta. Il marito ha affermato: «Mia moglie è innocente. È un processo indiziario che ruota esclusivamente intorno ad alcune coincidenze temporali, frutto di pura casualità». I giudici di primo grado dissentivano fortemente. Per loro quelle morti non erano accidentali. L'imputata era presente nel reparto al momento dei decessi. Secondo il tribunale di Livorno, fu proprio lei a somministrare deliberatamente le dosi letali di eparina. Questa convinzione portò alla sua prima condanna all'ergastolo con il riconoscimento di colpevolezza per 4 decessi. Bonino presentò ricorso e nel 2022 in appello fu sorprendentemente assolta. Fu una vittoria per lei. Dopo quel secondo verdetto, espressamente soddisfatta, affermò la validità delle proprie argomentazioni. In risposta agli investigatori che l'accusavano, dichiarò: «Hanno preso un abbaglio, è stata una cantonata, non ho ucciso i pazienti, finalmente i giudici mi hanno creduta. 3 perizie hanno dimostrato che non sono pazza, non sono malata e neppure un'assassina». Nel maggio del 2023, la Cassazione ha ordinato un nuovo processo d'appello per 4 pazienti deceduti, mantenendo l'assoluzione per gli altri 6 casi. L'ultima sentenza, emessa recentemente, ha segnato un'inattesa inversione di tendenza. Fausta Bonino è stata dichiarata colpevole. Questa condanna all'ergastolo comporta la sua permanenza in carcere per il resto della vita. La donna era presente in aula al momento della pronuncia. Uscendo dal palazzo di giustizia, ha rilasciato solo un breve commento: «Non me lo aspettavo». Il suo avvocato, Vinicio Nardo, aggiunge: «Il caso, oggettivamente, ha tantissimi dubbi, tantissime incongruenze, molti fatti che non tornano. Faremo sicuramente ricorso in Cassazione». Perché Fausta Bonino, però, avrebbe ucciso i suoi pazienti? Durante il primo processo si ipotizzò che l'ex infermiera potesse sentirsi insoddisfatta del suo lavoro, percependo un certo disprezzo nei confronti della sua figura professionale. È probabile che queste motivazioni vengano confermate dalla sentenza. I familiari delle 4 presunte vittime hanno respirato un sospiro di sollievo. Rimangono avvolte nel mistero altre 6 morti, almeno secondo quanto affermato dai parenti. Tra queste, una delle più note è quella di Enzo Peccianti, deceduto all'età di 77 anni il 2 ottobre 2014, presso l'ospedale in cui lavorava Bonino. La figlia di Peccianti, Monica, ci racconta la storia di suo padre. «Mio padre era ricoverato per una polmonite. I medici ci avevano detto che rispondeva bene alle cure. Qualche giorno dopo, le sue condizioni di salute stavano migliorando, poi una mattina mio fratello andò a trovarlo in ospedale e lo vide pieno di sangue in viso. Nel giro di poche ore morì. Qualcuno lo uccise. Nella sua cartella clinica non compariva l'eparina, eppure fu quella sostanza ad ammazzarlo. A dimostrarlo fu una perizia di parte. Purtroppo il suo caso non è stato analizzato come gli altri. Non sono state fatte le stesse analisi. Ma chi fu a iniettargli l'eparina?» Monica ricorda una scena agghiacciante che non potrà mai cancellare. «Quando mio padre fu portato in obitorio, perdeva ancora sangue.
Mia madre lo puliva con un fazzoletto. Noi non avevamo capito. Eravamo così sconvolti che non potevamo certo pensare che fosse successo qualcosa all'interno dell'ospedale. Mio padre non era il primo a morire in quel modo. C'erano già stati 3 o 4 casi simili. I medici ci dissero che era morto per coagulazione intravascolare disseminata. In pratica, si tratta di una sindrome che porta alla diminuzione dei fattori della coagulazione necessari a controllare il sanguinamento. Questa condizione fu provocata da un'eccessiva dose di eparina. Perché qualcuno gliela somministrò? Nella cartella clinica non risultava. Alla notizia della condanna all'ergastolo dell'ex infermiera, Monica Peccianti, sebbene il caso di suo padre non fosse stato incluso tra quelli contestati, si è detta soddisfatta e spiega: «A me basta che lei vada in carcere. Non voglio affrontare altre cause. L'ergastolo è una pena esemplare e sento di aver ottenuto un po' di giustizia anche io in questo mondo». Monica resta comunque convinta che l'ex infermiera abbia avuto dei complici. Probabilmente quel reparto non era così protetto come invece si era detto. Quante persone avevano accesso? Oggi come allora ritengo che qualcuno sapesse qualcosa. Non è possibile che in un reparto così piccolo nessuno abbia visto niente. Parliamo di uno spazio con 3 posti letto. Resta la speranza che qualcuno decida di parlare. Il tempo non è ancora scaduto. Altre famiglie attendono ancora giustizia.